Transizione al tartufo festivo per Zara. Tutor, sono triste a Roma. C'è anche l'amico Roberto con il suo cagnolino Willy che gli chiedo di tenere al guinzaglio per il momento perché devo mettere Zara in modalità di lavoro a livello mentale, tecnicamente in applicazione mentale. E i cani con agonismo hanno bisogno di più rapporto per focalizzare il lavoro per quanto concerne la concentrazione olfattiva e l'uscita dai momenti di assuefazione. È importante il concetto di tutor. Qui Chris stava per trovare un tartufo e Zara gliel'ha rubato sotto il naso. È fondamentale che i tutor non siano mordaci come in questo caso, e mi manda a conclusione Zara, che è stata fortemente avvantaggiata da Chris, qui ritrova una scheggetta. Aspetto emozionale giusto, la confermo, ma neanche in maniera esagerata, in maniera sana, conforte un atteggiamento del cane e chiaramente di comprensione per quello che sta ricevendo. Continuiamo a girare, Roma va in forata, Triss l'accompagna e Zara si avvicina a dare una mano al suo branco. E tutte queste esperienze albergheranno nella mente di Zara, che sta mettendo le zampe nel mondo del tartufo naturale. La cosa importante per quanto mi riguarda l'esperienza con questi tipi di cani, cioè con i Kuzza, è che per esempio adesso è rimasta concentrata sulla forata e non è andata a trovarsene subito un'altra, ma è rimasta a elaborare il concetto. Questa cosa ci ha aiutato tanto a decidere di alcuni soggetti al di sopra della media. Qui Tris arriva in forata, mi riavvicino sempre con la calma giusta e inizia il momento di collaborazione tra di noi. Tris arriva sul tartufo, Sara arriva sulla punta e io la vado a riconfermare. L'aspetto affettivo è fondamentale. Ed è importante che questa, vedete, in questo momento sta facendo la cursa non da tartufo, però io non gli ho dato nessun rimprovero. Mi sono messo a riaiutare Triss e Roma che stavano sulla forata e lei è tornata in giro e si è messa a lavorare. Quindi non va creata neanche un'ostilità di gestione e controllo. Chiaramente ha la sua patina di infantilità, ma la cagnolina si esprime secondo me bene. È ovvio che è un tipo di cane che necessita di conoscenza nella gestione, nel controllo e anche nella lettura. Qui resto meravigliato di questo excavatum, perché il Chris di solito è quella condizione, non guasto di excavatum, invece dopo un attimo Roma mi trova un bel tartufo festivo, quindi probabilmente dietro si è ritrovato questo excavatum facendo il tartufo festivo. E ci siamo rimasti male in due perché pure lui c'era rimasto male. Vado a riconfermare.